Buongiorno ragazzi, ok, stamattina sarò velocissimo perché ci serve la batteria perché oggi andiamo agli Universal Studios, andiamo da Harry Potter. Pronti? Pronti? Ok. Siamo ai cancelli di Jurassic Park, eccoci qua nello schermo. C'è un triceratopo che ci sta, mentre io sto facendo il filmino, c'è un triceratopo che praticamente ci sta per sbattere contro le transenne. Questo è il nostro viaggio che inizia agli Universal Studios. Adesso vi faccio un test facile facile. Dove ci troviamo? Universal Studios. Ecco l'ingresso, ecco la sede mondiale del Hard Rock Café e quello è il parco Marvel. Entriamo? Entriamo. Mentre andiamo a Hogwarts, un giro al Monster Café, Universal Picture Monsters. Oddio, guardate quelli. Sto vomitando solo a guardarli. Guardate che spettacolo. Sembra di stare proprio per le strade della vecchia America. E qui ci abbiamo Optimus Prime. Con la canzone dei mostri. Guardate che spettacolo. Ok, siamo per entrare al binario 9 e 3 quarti. Vai! Indovinate dove stiamo andando? Io c'ho il modellino, ma questo è quello vero. Questo è il vero Hogwarts Express. Eccolo qua. E ci porta direttamente a Hogwarts. Siamo nella carrozza del Hogwarts Express, guardate, siamo proprio qua, questo è il finestrino, la vista non è proprio bellissima e vedremo che cosa succede durante il percorso. Guardate il finestrino che ti dà praticamente l'impressione che tu stai andando a Hogwarts con dove ci sono i maghi cattivi che invadono la città. Questo è veramente il finestrino che diventa uno schermo. Guardate che spettacolo. Guardate. Fuori dalla porta ci sono Ron, Hermione e Harry che parlano, guardate. Dopo figure oscure che li seguono. Fuori si è messo malino. Guardate il segnatore fuori dalla porta. È stato mandato via con un rispetto padrone. Un carattere di dolci. Something from the trolley, dear. I'd say you earned it. Chocolate frogs. Oh, hanno preso dei ragni di cioccolato. C'è Hagrid fuori dal finestrino. Attenzione, ragazzi. Cosa non si vede benissimo, però fidatevi. Siamo a Hogwarts in lontananza. Ragazzi, siamo a cosa? Siamo arrivati con l'Hogwarts Express e siamo... Guardate che spettacolo. Guardate. Allora, noi l'avevamo comprata una bottiglia eccetera eccetera. No, è certo la stessa cosa. Però questa è quella di Hogwarts. Questa è quella ufficiale. A te il primo sorso. Burro, birra. Onore. Vai. Vai, non mi dà nessuna anticipazione. A lei. È più buona, oh. Mazza. Sono solo che ce la fanno. No, no, è proprio più buona. È meno dolce. Meno artefatta. Madonna quanto è buona. Sto andando sotto la burro birra, ragazzi. Ragazzi. Siamo da Ollivander. Siamo da Ollivander. La nostra bacchetta. No, vabbè ragazzi, siamo dentro da Ollivander. E poi giri l'angolo e trovi Hogwarts. Comunque ragazzi, abbiamo le nostre bacchette. Guardate la busta di Ollivander. La nostra personalissima dentro, bacchetta. E dentro ci sono le bacchette con la scatola di Ollivander, è usato il sole, aspettate che mi sposto.
con la scatola di Ollivander e le bacchette interagiscono con il parco. Adesso le andiamo a provare. E queste non sono le bacchette di Maghi, ma sono le bacchette personali che ti scelgono. Quindi è la bacchetta tua, non è la bacchetta di nessun mago. Guardate. Prova. Riprova. Sì? Hai visto? Guardate dove siamo, ragazzi. Sotto le mura di Hogwarts. Vabbè ragazzi, lo so che si vede poco perché è buio, siamo sulle scale di Hogwarts, i quadri parlano e si muovono. Guardate che spettacolo. Lo so ragazzi, è buio, però siamo proprio dentro Hogwarts con le scale proprio e i quadri interagiscono. Quando tu passi loro interagiscono e si muovono. Ma no, ragazzi, non si vede perché secondo me è fatta apposta, è tutto troppo buio. Questa è la stanza di silente. Remember, inevitably there comes a moment when you make a choice between what is right and what is evil. Lo so ragazzi, non si vede. Il discorso è silente che parla. When you die, è troppo buio. Sempre il stesso discorso. Si vede poco, però la ricostruzione è fantastica. Sei supposed to make you all in? I don't have a password, no less. What is this school coming to? Well, move along then, otherwise you'll miss the match. I wish I were coming with. Non so se sentite la musica, ma stiamo entrando a Jurassic Park. Questa è proprio la sala principale del Jurassic Park. Anche qui ci sono dei ragazzi. Siamo ufficialmente a pranzo ai Tre Manici di Scopa. Sorriso felice? Felice. E devo dire che non è nemmeno tanta zozzeria al pranzo. Quante delizie in questa pasticceria. Se tra di voi c'è qualche mago in difficoltà, abbiamo trovato il nottetempo. Eccolo qua, c'è anche la testa che parla. The chances are very good, you know. Il muro è già stato aperto da Hagrid probabilmente e quindi vi faccio entrare direttamente a Diagonale. Eccola qua. Siamo ufficialmente a Diagonale. E qui a sinistra abbiamo il pagliolo magico. E la Gringotte laggiù col drago. Ovviamente non potevamo perderci i biglietti del, per averli sempre a portata di mano. Abbiamo il coso ufficiale di Corvo Nero e guardate pure il set da Quidditch, il set di poi portapass di Corvo Nero e Grigoso. Siamo nel negozio dei gemelli Weasley, guardate sopra il soffitto con tutti i fuochi d'artificio. Guardate il negozio dei fratelli Weasley, dei gemelli. Questa è l'altra parte di Diagonale. La ricostruzione di Diagonale è molto meglio di quella di là. Guardate quella di qua. Questo è il negozio di bacchette di Diagonale.
di una lavagna, è un pochino diverso, quello era un buco, questo è un negozio serio. Questa è la spiegazione di tutte le bacchette, quando ti danno la tua bacchetta, di che cosa è fatta, come è composta, eccetera eccetera. Siamo finalmente ufficialmente davanti alla griglia, sotto al grado. Diagonale non c'è paragone con tutto il resto, con l'altra parte. Diagonale è spettacolare, l'altra parte è carino, ma Diagonale è clamorosa. Attenzione ragazzi, adesso qui mi serve qualcuno che parli in serpentese. Ragazzi, siamo arrivati proprio nel momento in cui si sta per schiudere l'uovo. Attenzione, eh. Attenzione, Perché, di che cosa sarà quest'uovo? È un uovo? Oh, è un uovo di drago! È appena nato! Ed è mio! Ragazzi, vi presento Edwige, direttamente dal parco. Ciao Edwige, saluta! Dai, saluta! Come no? Dai! Che carino Edwige! Abbiamo trovato anche delle creature magiche. Questo è un fifo. Ora detto non si sente. Forse poco poco. Però è Pucci. Pucci! Attenzione ragazzi, della gringo si è arrabbiato. Attenzione ragazzi, siamo finiti dove non avremmo dovuto, abbiamo imboccato la strada sbagliata e siamo finiti a Nocturnale, dietro Diagonale, dove ci sono solo i maghi cattivi. Attenzione, e questa è proprio Nocturnale. Qui sono i maghi cattivi, le fucilamine. Qui sono i maghi cattivi. Non so se avete voglia. Però è uno spettacolo. Se poi vi volete trasferire direttamente fuori da Nocturnale, c'è l'armadio. Attenzione perché il contabile ci tiene d'occhio, eh? Cioè, il Here at the Gringotts Money Exchange, you may exchange London currency for an official Gringotts bank. Come avete visto, siamo appena entrati dalla Gringotts e quell'ognomo che si occupa del cambio ci ha appena cambiato 10 dollari in dollari della Gringotts. Quindi adesso abbiamo anche valuta locale, attenzione! E sono validi. Adesso vi facciamo vedere come funzionano le bacchette. Vedete questa è la fontana. Lei muove la bacchetta, è una bacchetta e una rana scura, ma la sirena, vai, ok, avete visto? Viene attivata dalla bacchetta, la fontana. Questa è l'ideale per le pulizie in casa, eh? Stiamo vedendo se ce n'è un altro modello. Ma credo che ci saranno molte ordinazioni. Questi sono alcuni dei vestiti originali di scena. Dentro un altro magnifico store. Qui non finisce più ragazzi. Beh ragazzi, adesso stiamo mangiando al Pagliolo Magico. Non so se vi ricordate, qui è la prima volta dove Hagrid porta Harry.
eccolo là il foglio magico, e qui loro si siedono lì e poi parlano di Voldemort dietro a quel muro, e insomma siamo al paiolo magico. Clamoroso, ve l'avevo già detto, clamoroso. Siamo nella boutique di Man in Black, guardate che figo, guardate che spettacolo che è stato, bellissime. E dammi, riconoscete questo bar? Ci dice niente questo bar? Stiamo cercando Omer, ma non c'è seduto oggi Omer. Beh ragazzi, un minuto di silenzio per la DeLorean e ovviamente il treno di Ritorno al Futuro 3. Siamo sott'acqua, riconoscete dove siamo? Oh, la casa di Speedy, la casa di Coso, della Stella Marina, la scala e la casa di SpongeBob. Siamo nel mondo di SpongeBob. E nella casa di SpongeBob non poteva mancare la lumaca. Ah no, scusate, la lumaca, la migliore amica di SpongeBob. E poi stai per strada e incontri Bumblebee. A cavallo della Nimbus. Ecco ragazzi, tutti a bordo dell'Hogwarts Express, eccolo che arriva, ve lo faccio vedere mentre arriva proprio in stazione. Il proveniente da King Cross, eccolo che arriva in stazione, guardate che spettacolo, l'Hogwarts Express, eccolo che arriva, è tutto vostro, in prima serata, in prima visione. Guardate che spettacolo, guardate quanto è clamoroso, guardate come arriva. Yeah, peccate che Hogwarts Express live international protegano, yeah, eccolo qua, oggi saliamo. Attenzione ragazzi, che scusa, è lui, arriva dritto a noi. Stavolta ve l'ho beccato dritto per dritto. No! Ci ha fregato! Quando fai i pezzi di solito lo fa. Vabbè, lo faccio io. Oggi ragazzi vi voglio salutare così, con il paesaggio di Harry Potter illuminato di notte. Spero che anche oggi il video vi sia piaciuto, spero che vi siate divertiti, noi ci siamo divertiti da matti, e lasciate un like se il video vi è piaciuto, spolliciate come matti, se state in astinenza come dico sempre guardate gli altri video e le altre playlist. Ciao ragazzi, a domani.